ragazze, ho messo qui i moci. Prima le ho fatti stare tutta la notte con la candeggina in un secchio. Adesso le sto mettendo in lavatrice perché ho bisogno che proprio si lavano. E niente, gli aggiungo un po' di bicarbonato. Per chi ce l'ha, bisogna mettere anche l'aceto. Purtroppo io non ce l'ho. Però metto, perché l'aceto serve anche per disinfettare, soprattutto per il calcare della lavatrice. Però l'anticalcare ce l'ho che glielo metto. Però oggi io metto il sapone, cioè quindi questo qui, il bicarbonato e rimetto di nuovo la candeggina. Come sempre, aggiungo sempre una pallina di sapone alga. E lo facciamo partire. Naturalmente, quando finirò poi questa lavata, disinfetterò a solo tutta la lavatrice. Siccome comunque dovevo fare la pulizia vasca, quindi dopo appena finisco, disinfetto tutta la lavatrice perché appunto io ho passato, cioè sto lavando i moci e quindi la disinfetterò. Per questo motivo l'ho passato prima un po' nella candeggina. Però comunque va sempre disinfettata, almeno io ho questa abitudine perché mi spavento che comunque rimanga qualcosa. E niente, ragazze. Allora, ragazze, oggi mi dedico molto più profondamente alla pulizia della camera da letto. Proprio andrò a spolverare il sopra, farò gli angoli dei muri. Il letto è un letto contenitore, quindi uscirò tutto ciò che c'è sotto il letto contenitore, sposterò il letto, farò dietro la testata del letto, farò sotto un po' dappertutto, ragazzi. Ho bisogno proprio di mettere a soqquadro questa camera. Quindi per adesso inizio con tutte le menzoline che abbiamo sopra, quindi sempre dalla parte sopra, pulisco tutte cose. E dopo procedo per il resto. Ragazze, poi faccio il materasso, quindi questo è il coprimaterasso che lavo spesso come avete visto nell'altro video, ma ogni cambio lenzuolo che io faccio comunque passo sempre la Dyson. Dopo questo andrò a spruzzare un disinfettante, lo farò agire per 20 minuti e dopodiché passerò una lavasciuga comunque poco inumidita e così sfregherò un pochettino. Ragazze, questo prodotto è anche per le tende, quindi lo passo anche nelle tende, lo lascio sempre agire e poi passerò sempre una pezza. Ecco, dopo che ho agito 20 minuti, passo subito questa pezza nel coprimaterasso. Ragazze, mi scuso se sentite un po' di rumori, ma purtroppo qui oggi c'è un vento molto forte forte e quindi sentirete un po' di vento. Allora, ragazze, io di solito tengo queste coperte per coprirle dall'ulteriore polvere, già è pieno di polvere così, pensate se non metto neanche questa copertina. Quindi esco tutto dal contenitore,
tutti. Io uso questi appunto sacche con le cerniere dell'IKEA, li ho pagati 2 euro. Sacchetti, ne devo aggiungere altri 3. E niente, ragazzi, poi passo subito con questo tipo di spazzola della Dyson. Come avete visto, e ora passo questo qui nelle parti più, diciamo, nascoste, più piccoline. E niente, poi ho passato sempre il disinfettante, passo sempre la bagnasciuga da sfregare tutto. Poi ogni diciamo questi sacchetti con le cerniere li ho ben spolverati anche questi e le ripongo tutti al suo posto. E dopodiché questo procedimento andrò a mettere un'altra coperta perché quelle di prima comunque le lavererò e le metterò prossimamente. Ma intanto metto questa di qui da coprire sempre la polvere. Questo è il metodo che uso io dove mi trovo benissimo. Non potete capire comunque che quanto polvere io trovi qui sotto. Quindi non potrei mai fare a meno di questo modo di coprirle. E basta, ragazze, dopo questo e passo ad altro. Ragazze, eccoci giunti al dietro della testata. Come vedete, non è tanto sporco perché questa è una cosa che faccio spesso durante la settimana. Dopodiché, vedete questa parte, quindi dietro la testata del letto, passerò anche qui il Dyson perché questo è un tipo di stoffa che comunque attira tanto polvere e quindi devo necessariamente farlo. Intanto passo la Dyson qui anche sopra appunto al battiscopa e poi procedo con il dietro della testata. Ragazze, faccio anche sopra negli angoli. Da togliere la polvere possibile che posso togliere, quindi faccio tutto sopra, tutti gli angoli e nei laterali. Questo per me è un passaggio molto fondamentale perché, appunto, come vi dicevo, è una stoffa e attira tanta polvere e quindi passo tutta la Dyson qui, tutta tutta. Dopo che ho passato qua la Dyson, passo qui subito lo straccetto, così nel frattempo si asciugherà questa parte, posso rimettere i letti a posto e posso proseguire per il resto della stanza, quindi faccio qui dietro. Dopo che finalmente la parte letto è finita, l'ho sistemata tutta, passo agli altri due mobili che mi sono rimasti, quindi questa zona che è il comò e poi ci sarà da fare la scrivania. Allora, ragazzi, anche qui spolverò sopra la scrivania, spolverò anche sopra i libri perché anche lì si deposita purtroppo tanta polvere. Quindi cerco di levare questa qui e poi faccio anche sopra la stampante e farò anche sotto la stampante. Diciamo un po' quelle pulizie che comunque non facciamo ogni giorno, ma che oggi, ragazze, devo assolutamente fare. Non vedrete che faccio sopra dei mobili, cioè sopra l'armadio, la parte più alta, perché l'ha fatta ieri mio marito e quindi è salito sulla scala. Siccome lì è molto alto, di solito lo fa sempre lui. E niente, ragazze, adesso alzo tutte le tende così posso passare la Dyson e poi passo per la pulizia dei pavimenti. Ne approfitto sempre per ringraziare tutti i nuovi iscritti, come vi ho detto, siamo arrivati a più di 1000, ne sono veramente grata e vi ringrazio con tutto il cuore, siete nel mio cuore, quelli vecchi e quelli nuovi. Ne approfitto anche per dire per chi sta guardando la prima volta questo video, se ti fa piacere, se ti è piaciuto questo video, di iscriverti al canale per farmi crescere. Grazie e continuate a vedere il video. Ciao ragazze!
Poi ragazze, naturalmente la Dyson non va fino alle parti così piccoline, quindi passo sempre a parte con lo scopettino della Dyson queste parti per levare tutta la polvere. Lo farò anche sotto l'armadio, questa parte che è un pochettino più profonda e con la Dyson non si ci arriva, e farò anche sotto il comò e sotto il letto. Ecco qui. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots. Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, oggi è sabato, finalmente si va allo zoo safari. Qui c'è tanta nebbia. Ecco la nebbia, c'è qualcosa di allucinante. Però ho visto che lì a Novara invece il tempo verso le 10 così migliorerà, quindi nel senso che ci sarà sole e ci saranno 14 gradi, speriamo bene. Non capisco perché questa nebbia così, vabbè. Comunque, niente ragazzi, adesso noi già siamo pronti. Ecco Nathan, eccolo qui, i due piccolini. A me fa ridere Nathan con queste scarpette quando cammina. Ma che fai, amore? Qua c'è Krista e le sue... Amore, ma come ti fai? Sono un elfo! Amore! Sono così lunghe! Ma no! Perché ti sembra così? No, vabbè, ha detto che sembra un elfo! Ma che dici, amore? Ecco. Sei bellissima! Così sembra un elfo! Ma che... Davvero? Io lo penso. No, non lo devi pensare, che sei bellissimo. No, ma perché hai messo questo dietro? No, vabbè ragazzi, okay. Comunque, va bene ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao.
Ragazze, eccomi. Allora, siamo allo Zoo Safari, come avete visto, è stato veramente un tempo meraviglioso. Come vedete, siamo proprio in macchina, non ci sono, a parte queste leonesse che c'è il recinto, poi tutto il resto siamo proprio a 2 passi dagli animali. Ad esempio, qui adesso vi faccio vedere, mentre noi siamo in macchina, c'è un leone proprio vicino vicino da noi, eccolo qui, e qui non c'è recinto, e dietro anche la macchina ci sono altri leoni vicini, però devo dire che ogni postazione dove ci sono gli animali, anche qui dove ci sono i tigri non ci sono recinti, quindi eravamo proprio a 2 passi da loro, però dentro la macchina. Praticamente c'era sempre una jeep con qualche guardiano, quindi diciamo che siamo al sicuro. Comunque, ragazzi, è stato veramente un tempo troppo bello, speciale con i bimbi. Vedere Nathan super meravigliato, super contento. Ogni animale che faceva festa, era tipo scioccato. Comunque, ragazze, per chi ha bimbi, veramente è un posto bellissimo e anche di tanto relax. E niente ragazze, continuiamo a girare un pochettino, così vi faccio vedere un po' com'è questo posto. Stiamo facendo pausa caffè. E i miei occhi hanno visto una cosa che adesso vi faccio vedere. Mi perseguitano queste pampas, anche se sono piccoline. Guarda che sono belle. La voglio. Queste sono le pampas uguali a quelle che io ho a casa, perché io le ho trovate così da una vicino a una postazione. Praticamente ho chiesto se le potevo prendere e me le hanno date. Però queste non le posso prendere. Però sono queste qui, quelle che ho io. Poi ho spruzzato un po' di lacca, le ho fatte stare 5 giorni giù in cantina. Come vedete, a casa ce le ho nuove nuove. Guarda che sono belle. Ragazze, vi sto lasciando tutte queste immagini per farvi vedere comunque che giornata abbiamo passato e quanto è bello questo posto, perché magari per chi non lo conosce adesso potete vedere tutto quello che c'è. Come avete visto, non è soltanto la parte comunque con la macchina e vediamo gli animali da vicino, ma c'è tutt'altra parte che comunque c'è la ristorazione, c'è l'acquario, ci sono i rettili, i volatili, ci sono anche gli insetti, c'è la parte anche dei dinosauri, comunque ci sono svariate cose, veramente da passare un buon tempo con la famiglia. A noi è piaciuto tantissimo, tantissimo, ragazze.
stato bello, ci voleva e il tempo ci ha accompagnato, perché giustamente in questi posti così tutti all'aperto è importante andare a trovare un buon tempo. Non fate caso, vi inquadro sempre le Pampas, sapete il mio amore smisurato per le Pampas. Sono riuscita a portarne due perché molte di questi erano a terra e sono riuscita a prenderle, però non si potevano staccare naturalmente. Qui vedete appunto questa parte dove fanno vedere tutti i volatili che volano e fanno l'esibizione. Comunque ragazze, io voglio chiudere qui il video, vi lascerò comunque ancora delle immagini, voglio ringraziarvi ancora, spero che questo video vi possa piacere, possa essere interessante, possa essere di spunto, e niente ragazze, vi auguro una buonissima giornata, ciao ragazze! Scusate che accendo, abbiamo fatto una mini spesa, perché stasera appunto saremo a casa, non faremo niente dato che ieri siamo stati fuori tutti i giorni. Vi faccio vedere questa mini spesa, molto piccolina. Allora, abbiamo preso questi qua alla Lidl, una busta di latte, poi delle patate, abbiamo preso questi qui, non le ho mai prese. Quindi non so, a me mi piacciono di solito quelle con la busta, diciamo, viola. Vediamo com'è questa. Poi un po' di banane, due di insalate. Questo l'ho preso a Carrefour, ci sono alcune cose di Carrefour. Poi ho preso dei würstel perché vogliamo fare gli hot dog. E questo qui, non so, di tacchino, non l'ho mai preso, però mi ispirava. Poi uno di broccolo o cavolfiore. Uno di pollo di fusile che le voglio fare domani con le patate, il grana, due di yogurt, questi qui della Plasmon, più questo qua formaggio, ci sono le uova e poi questa aranciata che ce l'ha regalata la Lidl, e poi due lieviti perché voglio fare il pane questa settimana, uno di tonno, panini di hot dog, gelato alla marena e basta. Poi abbiamo le gocciole, sì, le gocciole e un pane, basta. Poca perché ragazze dobbiamo fare poi, vediamo durante la settimana riusciremo a fare un po' di spesa. Mi lacrima tantissimo l'occhio, è da ieri che mi lacrima, perché di solito cerco di non mettere la matita dentro l'occhio. Ieri l'ho messo un po', io di solito lo metto solo fuori, dentro lo lascio libero. Ieri l'ho messo un pochettino dentro perché volevo fare un trucco diverso e niente, mi è cominciato a lacrimare. Non so il perché, ma c'è un ingrediente che mi dà fastidio. Io ho provato tantissime matite, prendevo quella della Maybelline, della L'Oreal, le ho prese, però ho sempre questo problema. L'unica era una della Kiko, che non fanno più, era la 101 mi pare, sì, non la fanno più, allora quindi poi ne avevo trovato un'altra all'Essence, che è quella che prendo sempre, però purtroppo non sempre la trovo all'Essence, non la trovo, e quindi mi capita che quando poi cambio, questa qua è quella della farmacia, purtroppo non so perché mi provoca questa reazione e mi dà fastidio. Niente ragazze, adesso sistemiamo un po' qua la spesa. Stasera proviamo a fare questi hot dog perché abbiamo preso l'altra volta da Ikea questi qui, le cipolline, che a Chris le piacciono tantissimo, e quindi voglio fare semplicemente l'hot dog, e infatti sono quasi finiti, e quindi vediamo, quindi niente ragazze, ciao Giorgio. Allora, alla Lidl abbiamo speso 10 euro, e invece al Carrefour, se lo trovo, 13,54 euro.
Eccolo.